volta è indispensabile rivelare i meccanismi bizzarri e celati che vengono applicati da chi guarda alla pratica dell'indagine che sta compiendo. Chi osserva le opere degli artisti dovrebbe tentare di nuotare vigorosamente contromano per risalire alla fonte del loro fare. Occorre quindi procedere d'astuzia per capire laddove mille sfarfallii tentano di illudere. Questa mostra per me costituisce un momento molto importante ed emozionante della mia vita, che viene dopo un lungo periodo di difficoltà e di prove che la vita stessa mi ha riservato. Uno dei trucchi minimi e marginali per capire il rapporto che l'autore stesso intreccia con l'opera che realizza è guardare con attenzione il modo con il quale appone la firma all'opera completata. Fioroni è autenticamente transgenico. Riprende il percorso dell'arte in quel momento espressionista che gli altri avevano lasciato in sospeso perché gli eventi bellici della Prima Guerra Mondiale avevano mutato il fondo dell'anima delle visioni possibili. È veramente importante per la storia della mia arte, della mia pittura, in quanto si corona un sogno di esporre, di fare una mia personale in un posto prestigiosissimo di Firenze. Oggi esporre qui per me è una grande soddisfazione. Mi fate una gentilezza, mi mettete come due soldati presi in guerra, a muro, proprio a muro, non dovete essere a muro, come due arrestati. No, ha visto. C'è troppo carini. Scusate voi. Respirate, io ho respirato. Guarda papà. Che tramite le sue immagini porta l'immagine della città è un qualcosa che riempie la città di Perugia d'orgoglio. Io ritengo che la rinascita di una città debba proprio passare per i racconti, per le storie, per la sua cultura, per le sue tradizioni, per quell'immagine anche contadine a cui mio padre attinge così ampiamente. E allo stesso tempo una città deve saper sognare, ovvero nel sogno ci sono gli incubi ma ci sono anche le visioni, la visione intesa come prospettiva di un qualcosa che può essere, di un qualcosa che può evolvere, e in una sala come questa l'ispirazione a evolvere verso il bello non può che essere l'unica strada per correre. Quindi cioè capire qual è il momento giusto nel quale la formazione di un dipinto fatto con le materie, con l'olio e il colore è da fermare. Un quadro in realtà lui potrebbe lavorarci su per altri 20 anni su un dipinto, cioè non è mai finito, è una sorta di meccanismo in progressione. Quindi riesce a fare un riassunto, perché qui dentro troverete delle tracce formidabili che vanno dal macchiaiolo, dalla macchia italiana, fino a passare attraverso Odino Rodon e le folie dei francesi, fino ad arrivare al primo espressionismo internazionale europeo. Un
un sognatore che ragiona con la realtà tutti i giorni nelle mani e sotto i piedi, un imprenditore, un pittore, un suonatore, un musicista, un uomo buono, generoso e sensibile. Grazie Giuseppe. Ecco, per me e per tutti coloro che hanno collaborato, da Faber, Cucine, a coloro che hanno montato la mostra, affinché questo evento non sia un evento mio, personale di Giuseppe Fiore, ma un evento della città di Perugia che io amo e sponsorizzo sotto tutti i punti di vista. Onirica, nomina sub conseguenzia rerum, se la cosa non c'è non ci può essere la parola. Gli americani sognano sì delle robe tremende, ma anche a volte anche appetitose, a volte anche erotiche. Il termine erotico ce l'abbiamo tutti uguale, il termine onirico gli manca. Questo è ciò che fa del suo lavoro una roba particolare e la rende assolutamente mediterranea. Aspetto. Uno, due, via! Giuseppe guarda verso noi, grazie! Così tornano, come dei diavoletti saltati fuori dalla scatoletta, le facce clownesche di Ensor con le loro contorsioni cromatiche e fisiche. Così tornano le barche a vela di Marquet, che hanno preso il vento della postmodernità. Torna la materia coloratissima ad un Vlaming non ancora reso monocromatico dal fango delle trincee. Tornano le melanconie dei primi arlecchini rosa di Pablo Picasso e gli svolazzi celesti di Marc Chagall. Ma non sono imitazioni, corrispondono al tentativo assai riuscito di riprendere le fila d'un discorso dopo la condanna trasversale della cultura pittorica avvenuta prima con l'esperienza del concetto puro e successivamente con il percorso transgenico delle avanguardie degli anni Ottanta del secolo scorso. Tutta l'esperienza recente della materia, del gesto, della spatola e della goccia, dell'apparente casualità e del controllo poetico di questa casualità viene assorbita e restituita con una freschezza rinnovata. Il gioco d'oggi non può non tenere conto dell'evanescenza che la coscienza attuale porta in sé. Il segno non può esistere in modo ingenuo. L'esperienza della semiotica ha insegnato che sotto lo strato apparente permangono gli strati inferiori d'un fare precedente, sicché la massa pittorica che ne deriva si fa ricca di evocazioni e di vibrazioni. Ed è questo che apre alle vibrazioni evocative d'un espressionismo fuori tempo, che assume denso ed evocativo valore poetico.